Weather Summer Stop. Queste mappe confermano quando ci sarà la tempesta di fine stagione. Le ultime mappe danno anche ulteriori conferme sull'arrivo di una tempesta in grado di colpire duramente la stagione. Chi lo sa? Forse definitivamente. Innanzitutto, tuttavia, dovremo comunque affrontare l'attuale infiammata africano che durerà sicuramente per questa settimana. Il tempo stabile di dispensa è, soprattutto, causando un ulteriore aumento delle temperature, specialmente nel centro-nord e nella Sardiana, con punte di maximum fino a 3839 gradi Celsius. In breve, almeno fino al fine settimana non sono previsti shock particolari e rimarremo circondati da una coperta anticiclonica calda con matrice subtropicale, in quasi totale dominio sul bacino del Mediterraneo. Tuttavia, proprio alla fine del fine settimana, questo caso da domenica 27, ecco una probabile svolta, quella che potrebbe rappresentare la prima vera rottura dell'estate come mostra la mappa sotto. Un potente ciclone e accento grave destinato a cadere in latitudine, investendo completamente il nostro paese. Nel bacino del Mediterraneo, l'africano nero anticiclone a incandescenza si troverà costretto battuta ritirata verso le sue terre di origine. Il ciclone dal nord Europa in discesa verso l'Italia con gli ultimi aggiornamenti. La nostra attenzione si concentra proprio da domenica 27 agosto, quando la tempesta inizierà probabilmente a far sentire la sua interferenza sul nostro paese, iniziando dalle regioni settentrionali. Sì, perché, oltre alle precipitazioni, c'è anche un collasso delle temperature e la mappa che mostriamo di seguito è relativa all'anomalia termica prevista durante il passaggio della tempesta. Difficile dirlo al momento durante il mese di settembre. Le vampate di calore che arrivano dall'Africa non sono più così rare, anche se sarebbe difficile raggiungere picchi caldi come quelli attuali, anche solo per una questione di calendario.